solo che è una povera creatura abbandonata, che se lei la denuncia subito alla legge la mettono in un orfanotrofio. Quindi la tua mamma la tiene. L'anno successivo, subito dopo, anzi, lei resta incinta, ma nonostante questo lei la bambina la tiene, qualche anno dopo la chiede in adozione, le viene affidata in adozione tua sorella, che è tua sorella a tutti gli effetti, perché avevi pochi mesi. Ecco, questo sì, per dire chi è la tua famiglia e chi è la mamma, Carmela. Una donna che già così si presenta con un cuore grandissimo. Poi era bellissimo pure, non era Carmela, solo... sì? Sì, era una... Non le somigli tu, immagino. No, no, ecco. No, sono l'opposto di lei. Quindi, dopo questa prima figlia, nasce tuo fratello, subito dopo nasci tu e poi Flora. Papà faceva il portuale. Mio padre lavorava nel porto. Ah. Che carattere aveva tuo papà? Che clima c'era in famiglia? Armonioso, una famiglia che si amava, che si voleva bene, di persone semplici. Mio padre era un uomo pieno di valori, però il suo lavoro era molto faticoso. Uscire alle 5:30 del mattino e ritornare alle 9 di sera e fare lo scaricante in un porto è una vita dura, è una vita difficile. E lui riusciva a malapena a sfamarci a tutti, a non farci mancare il minimo indispensabile. Mamma va a vendere vestiti per strada, sì, vende, no? Vestiti. Per sì, aiutare a portare un po' di soldi in casa, sì, perché proprio non c'era pane. Non ce la facevamo. A... Allora, quando tua sorella ha 4 anni e tu circa 8-9 anni, uh-huh, tua sorella Flora si ammala, sì, di epatite. Di epatite. Quindi per 2-3 mesi è in ospedale. E sì, tu cerca di ricordare quei giorni. Mamma è chiusa in ospedale con tua sorella. La prima cosa che fa mamma si va a chiudere con la più piccola in ospedale. Quindi non tornava quasi mai a casa? No, quasi mai. Per i primi 30 giorni poi ho sentito che neanche voleva uscire dalla stanza per andarsi a lavare un attimo. Perché c'era pericolo di vita per Flora, sì, poteva morire, era... stava proprio male male. Mm-hmm. E voi in casa restate, tuo fratello più grande che all'epoca aveva 10 anni. Un grande festone a casa. Senza... Ah sì, ecco, sì. Tu e... Che facevate? Di tutto quello che non potevamo fare quando c'era mia madre, perché mia madre ci disciplinava, ci preparava al mattino per mandarci a scuola, e, cioè si preoccupava che tutte le cose andassero fatte nei bene, tempi e nei modi giusti. Quindi venendo a mancare lei, mio padre usciva alle 5:30 del mattino. Quindi cioè... gatto non c'è, i topi ballano. E che facevate tutto il giorno? Mio fratello, io veramente non lo so, non mi preoccupavo di lui, perché più che altro mio fratello era, faceva solo casini. Come faceva? Perché tu no, eh? No, cioè, ma io facevo casini concreti, lui faceva solo casini, nel senso che mi spiego. No, non ti spiego. No, tu mi facevi ora. Casini concreti, tuo fratello no, non no, concreti. No, sì, era un... A Napoli dicevano un bordellista, cioè uno che fa solo bordelli, però non concretizza. Non quaglia. Sì, nel non bene e nel male non quaglia, lui sta là. Quindi era solo chiacchierone. Sì, stava solo in mezzo... Sbruffone. Sbruffone. Però non faceva niente. Non faceva invece niente. Tu facevi... Io invece ero la pecora nera della... Cioè della... che facevi? E ho incominciato a vendere le birre agli americani, che in quel periodo erano presenti a Piazza del Municipio. Non era mica illegale vendere le No, birre però non vendevamo solo le birre, poi le accompagnavamo dalle signore che lavorano di notte con le luci rossi. Sui quartieri miei all'epoca era pieno di queste prostitute. Quindi voi facevate degli accompagnatori? Gli accompagnatori, poi magari se l'americano ti chiedeva pure di fumarsi una canna, gli procuravi pure la canna e lavoravi con l'americano, pian piano facevi erano cose... Scusa, tu avevi 9 anni quando facevi queste cose? Sì. In quanti eravate? Quanti scugnizi eravate? Si formavano gruppi di tre, minimo tre, massimo 5 persone. E il tuo gruppo? Il mio gruppo era composto di 4 persone. Te compreso? Me compreso. Te compreso. Ed erano tutti amici di scuola, eravate? Amici di vicolo, più che di scuola. E... Visto che la scuola l'abbiamo vista solo una così decina di volte. E che lingua parlavate con gli americani? Napoletano americano, Joe, come on, gesti. Ah, a gesti. A scugnizzo, sì, linguaggio degli scugnizzi, che è quello che ti capiscono in tutto il mondo voi. E quelli venivano con voi. E voi conoscevate anche queste signorine, queste signore? Sì, sì, avevamo anche, diciamo, non delle percentuali, però magari se riuscivi a portare degli americani da quelle un po' più brutte, loro ti davano una. Loro ti davano qualche soldo. Un regalino, sì. Regalino. Eravate un gruppetto di 4. Sì. Il più grande quanti anni aveva? Il più grande aveva
ma l'età era, eravamo quasi tutti coetanei, c'era forse Paolo che anni, aveva 11 anni e noi 9, 2 anni in più. Così. Chi era il capo della banda? Non c'era un capo, però diciamo che io ero il più quello che mandavano sempre davanti, perché dicevano tu c'hai la faccia tosta, quindi vai tu davanti, vai, diglielo tu. A chi? Per esempio, la domenica mattina, quando andavamo allo stadio, sapevamo che lì si incontrava gente generosa, no? E cercavamo la carità per un po', no? Tipo l'elemosina, per fare 10.000 lire ciascuno, per poi procurarci il panino, la Coca-Cola per lo stadio, no? Perché allo stadio andavamo gratis, che eravamo piccoli e ci infilavamo. Però dopo dovevamo mangiare, quindi prima di entrare dovevamo chiedere qualche soldo a qualcuno. E io ero quello che magari più dicevo, ce l'avete 1.000 lire perché mi sono perso con mio padre, non c'è più, non lo trovo, devo prendere la cumana. Imbrogliavamo la gente, ingannavamo la gente così per fare qualche soldo. E vivevate equamente? Tutto, sempre tutto. Tutto in mentre facevate queste cose, avevate 9, 10, 11 anni, capivate che era una cosa che non si faceva? Oppure per voi era un gioco, un divertimento, era un modo così di... No, noi capivamo che era una cosa che si doveva fare, perché sennò come si faceva? Cioè, noi capivamo il contrario, quello dopo è stato il problema. Cioè, che all'inizio noi capivamo l'esatto contrario di quello che poi... Che poi si verifica dopo... Ma perché gli adulti che vive... Nessuno si accorgeva di quello che facevate? Non c'era nessun adulto che vi diceva questo non si fa, dovete agire, no, dovete andare a scuola, no? No, no, queste persone qua noi non le abbiamo incontrate nella nostra vita, nel nostro percorso di strada. Eppure eravamo... Però tu a tua madre e tuo padre non glielo dicevi che facevi queste cose? No. Perché quindi sapevi che non si doveva fare? Sì, no, sapevo che dovevo nascondere delle cose, perché poi io non spendevo, ero un po' taccagno quando ero piccolino, non spendevo i soldi. E dove li mettevi i soldi? E li nascondevo a casa. E dove li nascondevi? Tipo dietro ai mobili, mi scavavo qualche mattonella e poi dopo la chiudevo. Cioè non te li spendevi? No. Li nascondevi? Sì, per farci che cosa? Per conservarmeli, perché volevo avere dei soldi, volevo sentirmi importante, volevo sentirmi grande già. Poi mi sono tolto il vizio di conservarli quando hanno fatto i lavori a casa mia e hanno buttato tutti i muri e non ho trovato più i soldi. Non hai trovato più i soldi? No. E lì mi sono tolto il vizio di conservare i soldi. Te li sei tutti consumati? Sì, li spendevo. Ogni giorno che se rubavo li spendevo dopo un'ora. Ma tua mamma, dopo 3 mesi, tua sorella esce dal pericolo di morte, quindi mamma dall'ospedale torna a casa. E si accorge che l'ha finita la scuola per noi. Che voi non andavate più a scuola. Che fa mamma? Ha rivolto a casa, cioè ha fatto un casino pazzesco. La rivoluzione? Sì, la rivoluzione, però cioè tempo 2 ore, 3 ore, poi dopo, cioè, non che ci passava a lei, non ce la faceva a tenerci. Cioè, ma che ha fatto? Vi picchiava, vi strillava, vi parlava, che ha fatto? Di tutto ci ha fatto per educarci. E quindi tu non sei più andata a scuola. No. Però tutte le mattine uscivi? Tutte le mattine uscivo, a prima e mattina. E che gli dicevi a mamma che uscivi per andare a scuola, per andare dove? Ma non gli dicevo niente, mi approfittavo magari che lei era in bagno, io me ne scendevo. O magari lei stava in cucina vicino ai fornelli e io... E tu scappavi? Sì, una volta è più di sentire... dal balcone che si sentiva tutto. Lei quando se ne accorgeva ti rincorreva, urlava, ma tu intanto già via. Già e tornava alle 2-3 di notte. Mamma dov'era quando tu tornavi? Aspettava fuori al balcone o sulla finestra. Non c'è stata notte che tu sei tornata a casa con mamma che dormiva? Mai. La trovavi sempre lì? Sì, mia madre aveva i galli qua proprio. Si dice i galli? I galli al gomito. Perché a furia stare appoggiata alla finestra o al balcone ad aspettare pioggia, neve, sole, caldo, niente. Lei ti aspettava lì. Te lo ricordi il volto di tua madre quando tu rientravi, quando la vedevi dalla finestra? Sì. Che espressione aveva? Di una donna che aveva appena finito di pregare, che forse Gesù aveva ascoltato anche quella sera la sua preghiera, perché il figlio stava ritornando. Quante ore al giorno lavoravi per vendere sigarette, cose di contrabbando, queste cose così? Dipende, io il massimo che volevo guadagnare fino a quando avevo 12 anni erano 50.000 lire al giorno. La gente del quartiere come vi viveva? Ma la gente del quartiere ci dava da campare, cioè venivano a comprarsi le sigarette pure a luna di notte, magari ci mandavano pure a prendere il giornale
E vi davano la mancia. Sì, diceva vammi a comprare il giornale a 1 di notte, alle 2 di notte, noi ci andavamo e il giornale lui magari lo pagava 10.000 lire. Noi lo pagavamo 1.000 lire e 9.000 lire erano di guadagno. Un bel giorno però,